Naturalmente l'utilizzo di questi fondi, questi del mille proroghe che quest'anno siamo riusciti a ottenere in maniera aggiuntiva rispetto al 2017, quindi 500.000 euro in più, quindi complessivamente 2 milioni, serviranno per mantenere alta l'attenzione nelle aree del cratere. E proseguendo questa importante iniziativa che riguarda Risorgi Marche, che riguarda lo sferisterio di Macerata, e dando a tutti i territori, cioè a tutti gli 87 comuni, ma soprattutto al sistema economico e sociale, quindi della ricettività di questi territori, la possibilità di avere nell'arco di 18 mesi la presenza di tutta una serie di spettacoli dal vivo tra i più importanti a livello regionale e nazionale, quindi con compagnie che daranno sicuramente l'opportunità di far conoscere le bellezze dei nostri territori colpiti dal sisma, ma soprattutto dare, come dire, un segnale forte che la Regione Marche ancora una volta vuole, tramite il sistema e la collaborazione dei comuni, riconoscere a quei territori per far sì che ormai la percezione, seppur importante, seppur forte ancora, di questo drammatico sisma che abbiamo vissuto tutti nell'anno 2016, piano piano, con tutte le difficoltà, stiamo superando. E allora coniugare cultura e turismo è un bellissimo messaggio che, come Regione Marche, con la volontà forte dello stesso Presidente Ceriscioli, vogliamo dare.